L'uomo sognava di volare, cantavano in negrita, e oggi noi voleremo alla volta di Praga, capitale e città più grande della Repubblica Ceca. Vediamo subito il volo. Prenotandolo qualche mese prima si può trovare un comodissimo volo low cost con EasyJet, e Al costo di 75-80 euro che parte da Roma Fiumicino e arriva diretto a Praga, in quanto tempo in circa due ore, due ore e qualcosina. Per il pernottamento, anche qui muoversi in anticipo, giocherà sempre a vostro favore. Come consiglio se segnaliamo un hotel specifico, l'Hotel Mira, che è un hotel a tre stelle, il cui prezzo delle stanze si aggira intorno ai 25 euro. Arrivati a Praga per raggiungere la città avete diverse soluzioni in quanto l'aeroporto dista circa 20 km dal centro di Praga. La più economica di, solu di queste soluzioni è quella di prendere l'autobus, la linea 119, che, co che co collega l'aeroporto principale a eh, una stazione della metropolitana lungo la linea A che è la stazione di Devisca. I collegamenti partono con una frequenza che va dai 7 ai 20 minuti e la corsa ha una durata di circa 23 minuti. Il costo? Il costo è di 32 corone. A proposito, vi volevo ricordare una cosa che la corona con lo scambio con l'euro vale ogni 27 corone circa un euro, quindi fate voi il conto. Passiamo adesso alla bellezza della, della città e alle bellezze della città. Tra le principali attrazioni turistiche troviamo la città vecchia, eh, la foto la possiamo vedere qui alle nostre spalle, eh, dove nel XII secolo si, secolo si stabilirono italiani, ebrei e, tre, e tedeschi, quindi un vero melting pot di culture. Un altro monumento da vedere è indubbiamente il Castello di Praga, anche qui possiamo vedere una, una foto alle mie spalle, uno dei più sontuosi edifici della, del grande passato storico, culturale. E sociale di questa grandissima capitale. Con 570 metri di lunghezza e 130 di larghezza media, è considerata la più grande fortezza medioevale e corpo unico di tutto il mondo. Una parte molto caratteristica poi è il Vicolo d'Oro, una celebre statrina di Praga situata nelle aree del, del castello e caratterizzata da una fila di 11 edifici bassi e variopinti che furono costruiti a partire dalla fine del XVI secolo, inizialmente per ospitare le 24 guardie dell'imperatore Rodolfo II d'Asburgo e le relative famiglie e poi mh, via via hanno avuto un valore sempre più, più storico. La via deve il proprio nome agli orafi che in seguito la abitarono. Da vedere poi c'è anche il muro di Lennon, il teatro nazionale di Praga, il vecchio cimitero ebraico ed il quartiere di Nove Mesto, un'area che fu abitata soprattutto da artigiani e mercanti. Ma mettiamo un attimo da parte la, la cultura e dedichiamoci invece adesso al divertimento e all'evasione, perché chi viaggia vi an viaggia anche per questi motivi. Allora, per gli amanti della birra, consiglio di recarsi al pub di Ufleku, il più antico eh, birrificio eh, di, di Praga. I clienti si possono sedere nel cosiddetto beer garden all'aperto o all'interno del pub, dove ci sono otto stanze tra cui scegliere. La più famosa è quella che, che vanta un, un dipinto originale chiamato L'Accademia. Alcune sere ci sono anche spettacoli di cabaret e danze tipiche. Il pub vende un solo tipo di, di birra, che possiamo vedere in questa foto alle mie spalle, una lager scura prodotta a 13 gradi. E concludiamo il nostro tour con la movita notturna. E intorno a Piazza Venceslao e nella città nuova ci sono molti, molto, molti locali interessanti, dai pub fino ai cocktail bar, fino alle discoteche e più alla moda. Al di là di Nova Mesto, verso sud-est, si trova il quartiere di Zidcock, eh, la meta ideale per gli amanti della vita notturna. È qui che potete trovare alcuni locali di musica dal vivo, di jazz, alla World Music fino all'hip hop. Come locale vi consiglio Carlo Villazne, il club per eccellenza di Praga, un vero e proprio super club di cinque piani con musica differente in ogni ambiente. Se vi va di ballare, allora, allora legatevi alla Mecca, una delle discoteche più cool di Praga. Eventi speciali, notti a tema, insomma divertimento assicurato. Questa puntata di Viaggiare Low Cost finisce qui, eh, speriamo che i nostri consigli vi siano stati utili e non ci resta che augurarvi buon viaggio.